Mercoledì 13 novembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui su Milano News per raccontarvi Milano, la città metropolitana, i protagonisti che fanno grande la nostra Milano. Quest'oggi andiamo a rincontrare una realtà che abbiamo già avuto il piacere di andare proprio a trovare a casa loro. Siamo stati, non so se ricordate, quest'estate siamo andati al centro, all'headquarter, al magazzino di Banco Alimentare, abbiamo avuto l'onore di poter girare, capire bene come funziona e di vedere con mano e di toccare con mano il grande operato che fanno giornalmente Banco Alimentare in tutta la Lombardia e non solo. Quest'oggi riparliamo, torniamo a parlare ancora di Banco Alimentare e quindi diamo il benvenuto ad Anna Clerici. Buongiorno Anna. Buongiorno e grazie dell'invito. Responsabile comunicazione e fundraising del Banco Alimentare della Lombardia, io sì. Ti ringrazio per essere stata qui con noi. Io ho ancora negli occhi quella bellissima giornata che abbiamo passato nella vostra sede, nei vostri magazzini, vedendo questi filari, mi verrebbe da chiamarli, appunto, non di alberi ma di prodotti che però sapevano di buono, nel senso che non erano buoni solo come prodotti, ma facevano anche del bene. E mi ricordo anche tantissimo i volti dei volontari che lavoravano all'interno del vostro magazzino, che smistavano, che rimettevano nei pacchi, facevano, preparavano le buste, i pacchi da spedire. Davvero un'esperienza toccante. Grazie. Ma davvero importante. Passione, direi che la parola d'ordine per la nostra opera è bellezza e passione. Passione è credere nel fare, cerchiamo tutti di fare del bene e di aiutare, e questo ci dà una grandissima gioia, per cui quello che avrai visto in questi sorrisi, in questi volti, è voler fare, ma tanto lavoro, ma soprattutto appunto tanta gioia di fare. Per chi invece magari è stato un po' distratto e non ha visto quella puntata, ricordiamo bene che cosa fa il Banco Alimentare, come funziona il Banco Alimentare. Allora, il Banco Alimentare è una rete di 21 organizzazioni sul territorio nazionale che sono coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. La mission di Banco Alimentare è il recupero delle eccedenze dalla filiera agroalimentare per distribuirle gratuitamente alle strutture caritative partner che assistono persone in stato di difficoltà sul territorio. Quindi, se vogliamo così presentare con un'immagine concreta quello che è il Banco Alimentare, lo possiamo un po' immaginare come una sorta di ponte. Da una parte c'è questa lotta, questo contrasto allo spreco alimentare, perché noi recuperiamo, quando parliamo di eccedenze, intendiamo per lo più come macro categoria prodotti non più commercializzabili ma ancora buoni, ancora commestibili, che andrebbero, diventerebbero rifiuto perché e andrebbero demoliti. E sono tantissimi questi prodotti, perché sono, diventano non commercializzabili per veramente una marea di motivazioni, a volte anche un po' assurde sembrerebbe, sì, ma finiscono in quella categoria e quindi il loro destino sarebbe il macero, sarebbe la pattumiera. Sarebbe... sì, proprio il rifiuto, quindi demolizione. Noi salviamo dallo spreco e quindi pensiamo anche al beneficio, il nostro obiettivo principale ovviamente è l'aiuto sociale, però pensiamo anche al beneficio ambientale. Quindi recuperiamo questi prodotti e li distribuiamo alle persone, alle famiglie in povertà, ma attraverso l'azione importantissima della rete delle nostre strutture caritative. Ecco, perché infatti ricordiamo, il Banco Alimentare non va a casa di nessuno, non va nessuno viene da voi a ritirare personalmente il cibo, appunto. Ma voi le distribuite a una rete di strutture. Sì, sono immensa. 1182, stiamo parlando di Banco Alimentare della Lombardia. In Lombardia, do i dati 2018, sì, 1182 strutture caritative partner, che ringraziamo, che abbiamo, strutture in Lombardia. Sì, che abbiamo al fianco, e sono veramente una rete di solidarietà importantissima per tutto quello che fanno sui territori. E poi abbiamo, ecco, vorrei ricordare che nel 2018 il Banco Alimentare della Lombardia ha recuperato 19.170 tonnellate di prodotti che sennò sarebbero andati distrutti, sarebbero diventati rifiuti. A me quello che piace molto appunto del vostro operato è che fa del bene dall'inizio alla fine, proprio non c'è un momento in cui non lo fate, perché appunto sì, aiutate comunque anche degli imprenditori, diciamolo, nel senso che appunto questi imprenditori, le aziende, sì, hanno un problema di smaltimento che andrebbe gestito magari e ci sono benefici economici. Anche, hanno un beneficio economico fiscale, sì, nel fare invece recuperare in questa maniera l'invenduto. Quindi, primo. Secondo, non è invenduto che finirebbe nell'ambiente o comunque appunto a discariche o a essere bruciato. Quindi l'ambiente ne guadagna, sì, e quindi buono anche per l'ambiente.
infine poi buono perché appunto ahimè ha bisogno di un supporto, ha bisogno di aiuto la persona finale. Diciamo che appunto 1182 strutture in Lombardia, vabbè, fa capire sicuramente che siamo una grande regione, questo non ce n'era dubbio, sì. Però fa capire che abbiamo anche un grande problema. Sì, diciamo, questo poi io lo riferisco sempre in particolare proprio a Milano, che è la nostra città e che io per certi aspetti vivo un po' guardando i dati, i numeri, come se ci fosse un paradosso. Cioè Milano è considerata, e lo è, la capitale economica dell'Italia. È la città fashion, è la città delle grandi manifestazioni, delle grandi kermesse, la città della pericena, vabbè, della... ad esempio, sì. La parola di cibo, è la città della pericena, sì. Dell'aperitivo, del buffet, ad libitum, all you can eat anche 3x2, no? Sì. E paradossalmente, noi abbiamo tantissime persone in stato di povertà, appena giriamo l'angolo, appena sappiamo aprire una porta che magari in quel momento non abbiamo visto perché è chiusa, sempre per quei motivi anche proprio di discrezione, perché a volte io dico il povero è la persona della porta accanto e non sappiamo, magari nella stessa palazzina abbiamo una famiglia in cui il marito, il padre ha perso il lavoro, magari la mamma, la madre insomma ha un part time, ci sono dei figli, quindi parlo di papà e di mamma, no? Principalmente, quindi famiglie, e noi non lo sappiamo e sono in difficoltà. Quindi dobbiamo dire che il povero appunto è spesso la persona, il vicino di casa, ma a Milano noi come Banco Alimentare, cioè nel 2018 abbiamo assistito più di 73.500 persone, quindi non sono un numero importante. Quante? 73.500 persone solo nella città di Milano, e un dato allarmante è quello dei minori. E questo tanti io minori. Sottolineo, evidenzio sempre, perché anche è un dato che non si conosce ma che è secondo me gravissimo. Cioè se pensiamo che a livello di Lombardia il Banco Alimentare nel 2018 ha assistito più di 48.000 minori da 0 a 15 anni, quindi bambini e ragazzini, che i ragazzini fanno un solo pasto equilibrato al giorno durante la mensa scolastica, io trovo che sia un dato molto preoccupante. 11.900 dicevo. Sì, sono più di 11.900 a Milano. Solo a Milano. E sono oltre 48.000 in Lombardia, però anche quasi 11.900 nella città di Milano. 12.000 minori nella città di Milano in queste condizioni, sì. non sono pochi sicuramente. Sì, è un dato preoccupante, è anche un motivo per cui sono nate anche delle iniziative specifiche, uh-huh. Anche tra cui appunto una... Tra parentesi, appunto, una delle vostre più famose iniziative è fra pochi giorni. Sì. E so che tu ci tenevi anche a dire appunto che questi 11.900 minori hanno un bisogno speciale, diciamo, sì. Quasi, no? Sì, allora noi al 30, io mi rivolgo appunto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e siccome i milanesi sono molto generosi, hanno veramente un grande cuore, lo hanno dimostrato anche in questi anni, anche proprio nell'adesione a questo evento, questa iniziativa per noi importante, che è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che dal 1997 si ripete ogni sabato, ultimo sabato di novembre. E è un'iniziativa che più o meno tutti conoscono, proprio perché io la chiamo la festa della carità, la festa della solidarietà, forse più, non più importante, ma sicuramente tra le più note, no? Ne parla anche il Papa. Uh-huh. E in quella giornata, davanti a 1800 e più punti vendita in Lombardia, troverete i nostri, anche sabato, i nostri volontari con pettorina gialla, che vi chiedono di fare una spesa per chi è povero, quindi fare questo gesto di carità. Questa è un'iniziativa importante perché nasce sicuramente anche per un'esigenza di comunicazione, cioè il desiderio anche di farci conoscere, anche se poi tutti i giorni noi non facciamo questo, però sicuramente è stato un momento mediatico, è tuttora un momento mediatico importante, però noi non pensiamo tanto alla comunicazione, quello che a noi interessa di più è l'aiuto concreto, e attraverso questa giornata non solo sensibilizziamo le persone ad aiutare gli altri, ma poi anche concretamente è una giornata in cui l'approvvigionamento è molto importante. Pensiamo che solo in Lombardia noi abbiamo recuperato circa 2.080 tonnellate nel 2018, però, l'anno scorso, e Milano, sì. Milano, ecco perché dicevo, i milanesi sono generosi, 320 tonnellate. Se non solo a Milano, insomma. Solo nella città di Milano. Ricordami bene, quando è la colletta? È il 30 novembre. Ok. E quello che noi chiediamo sono
prodotti ovviamente a lunga conservazione. Io arrivo sul mercato, trovo i vostri volontari in pettorina, mi danno un sacchetto, come funziona? Allora, o danno sicuramente un volantino dove viene vengono ricordati i prodotti di cui noi abbiamo più bisogno, perché sono quei prodotti in cui facciamo fatica a recuperare dalla filiera agroalimentare. E appunto il discorso che si faceva prima, no? I minori, quest'anno, tutti gli anni, ma quest'anno nello specifico vi chiedo veramente di aiutarci sui prodotti alimentari per bambini, per i più piccoli, per l'infanzia, perché li chiediamo un po' sempre come priorità di prodotti a lunga conservazione, la macro categoria, poi indichiamo quelli di cui abbiamo più bisogno. E sempre abbiamo detto negli ultimi anni, proprio perché negli ultimi anni è emerso questo dato preoccupante, allarmante sulla povertà alimentare infantile, abbiamo chiesto di aiutarci in questo, aiutarci a sostenerci con donandoci dei prodotti alimentari. Ma quest'anno l'emergenza è un po' salita, è più importante, perché i prodotti alimentari che ci arrivano, come gli aiuti alimentari europei che ci arrivano ogni anno, comprendono questa categoria, perché sanno che chi gestisce appunto queste donazioni sa che sono prodotti difficilmente reperibili, perché sono molto costosi. Infatti qui voi avete dei prodotti che arrivano appunto dalla catena agroalimentare e altri prodotti che arrivano proprio dall'Unione Europea. Sì, dall'Unione che Europea. Fa delle donazioni. Conta un 20%. Li abbiamo anche visti, questi scatoloni bianchi con sulla bandiera europea e tutto. Giustamente però dici... Mancano. Sono sempre di meno, ne arrivano sempre meno, e soprattutto per questa fascia manco, quindi dobbiamo fare un impegno. Ma quest'anno ci hanno diminuito, abbiamo meno dall'AGEA, dai prodotti propri, gli aiuti alimentari europei, non so spiegare il motivo, però c'è stata una diminuzione, quindi noi quest'anno abbiamo ancora più bisogno, ecco, proprio considerando il fatto che ci sono 11.900 minori a Milano e più di 48.000, ripeto, sempre in Lombardia. È uno scenario davvero interessante, ma allarmante anche. Sì. Però appunto sono 1.182 queste strutture che voi in Lombardia aiutate e a cui date prodotti per distribuire. Chi è che riceve poi i prodotti finali? Appunto abbiamo parlato di questi minori, ti sei fatto un'idea di, sì, anche magari di come in questi anni è cambiata, se, oppure no, la povertà? Ma oggi, come dicevo prima, il nuovo povero io dico sempre questa immagine del vicino di casa, della persona della porta accanto, perché è così, cioè noi siamo legati un po' all'immagine del povero. Il mendicante che troviamo per strada, il clochard, e pensiamo che la povertà sia a questi estremi, no? Visibili, ma ci sono gli invisibili, che sono tanti, sono persone che hanno difficoltà, io parlo sempre anche di famiglie coinvolte ad esempio nella crisi, questa crisi economica che purtroppo ancora non dà segni di sollievo. E quindi pensiamo a famiglie in cui, accennavo prima, il padre di famiglia perde il posto di lavoro, ci sono 2 o 3 figli da mantenere, sono in fase di crescita, e quindi entra quella che è un po' la povertà relativa, cioè la dico concretamente, le bollette o do da mangiare ai miei figli. E allora il bisogno dell'aiuto però per queste famiglie è ancora difficile uscire da quella porta e mettersi nella fila di una mensa dei poveri, perché esiste anche un senso di dignità personale, no? di relazioni sociali, di contatti, di vicinato, di amicizia. E quindi delle forme, delle percentuali più alte in cui viene come destinazione, sì, i nostri prodotti sono proprio i pacchi alimentari attraverso, io dico, le Caritas, le San Vincenzo, sto citando quelle che, banche di solidarietà, sto citando non le più importanti, perché per noi sono importanti tutte le strutture, sto citando quelle che sono le più note più e che più conosciute note, che effettivamente poi in termini numerici hanno un'attività importantissima e forte nei nostri territori, nei nostri anche paesi fuori Milano, oltre che a Milano. Ecco, il pacco, perché il pacco? Perché il pacco arriva in casa da queste persone bravissime, perché è importante poi non soltanto dare alimentazione, cioè nutrire, ma bisogna anche aiutare con un sostegno umano, che a volte è ancora più importante, no? di quello che ricevi. E queste persone ricevono il pacco
e non è visibile da tutti, quindi ripeto, magari nella stessa palazzina tu hai un vicino che riceve il pacco, non lo sai. Yes. Quindi un nuovo povero è un po' questo, come anche la nuova categoria sono anche le persone, abbiamo fatto così non mi piace usare il termine osservatorio, ma insomma da quello che noi vediamo, abbiamo visto anche attraverso le nostre strutture caritative, molto spesso ci sono anche persone che oggi lavorano, ma hanno un lavoro che non ha una... un contributo, un reddito sufficiente per vivere e sostenere la famiglia, quindi paradossalmente lavorano ma non si riescono a mantenere. E immagino che poi in una città come Milano sia abbastanza anche facile finire in situazioni del genere, sì. Perché comunque appunto una città cara, una città complicata, quindi insomma. Assolutamente. Se invece volessimo aiutare il Banco Alimentare, c'è la colletta, ok? Ci sono altre forme con cui possiamo aiutare il Banco Alimentare? Abbiamo un'iniziativa in corso, mi piacerebbe poterne parlare, anzi ringrazio se mi lasci lo spazio di farlo oggi, che è appunto l'iniziativa del Panino Buono, che è partita il 21 ottobre in Stazione Centrale a Milano e durerà fino al 31 di gennaio 2020. Però prima di arrivare appunto al Panino Buono in stazione, che abbiamo oggi appunto in Stazione Centrale a Milano come iniziativa, mi piacerebbe un po' spiegare come è nata l'idea di questa iniziativa, che è importante perché ci porta alla sostenibilità. Ecco, cerchiamo di fare per gli altri, numeri mi sembrano rilevanti, ma poi abbiamo tutti i costi logistici che come Onlus noi dobbiamo appunto coprire. Grazie. Mi ricordo che avevo parlato col direttore, mi diceva che a differenza di altre Onlus che non fanno magari molto bene il proprio lavoro, voi avete una percentuale tra quello che ricevete e quello che spendete per la struttura che è veramente irrisoria, cioè riuscite a fare i miracoli. È un 97% di missione sociale abbiamo. Cioè, perché missione sociale, cioè io sfido a grazie ai volontari, però devo dire che alti... i volontari sono la forza, noi abbiamo 748 volontari, abbiamo 19 tra dipendenti e collaboratori su una movimentazione di prodotti pari a oltre 50 milioni di euro. Io devo dire ancora una volta, anche attraverso questa possibilità, questo canale, un grazie ai nostri volontari, oltre alle strutture caritative che ci aiutano. Poi anzi ci dire anche come fare a diventare volontario, perché so che insomma sono tanti, ma qualcuno in più non guasta mai, immagino, giusto? No, noi siamo sempre alla ricerca, anche se la nostra è una famiglia numerosa. Dicevo, abbiamo bisogno quindi di sostegno economico. Nasce questa idea nel settembre 2017, in realtà in Fiera Milano. Noi Fiera Milano, da tantissimi anni collaboriamo con Fiera Milano perché recuperiamo le eccedenze dai loro grandi eventi, ne hanno tanti, ne hanno grandi e c'è una grande disponibilità da parte loro proprio per evitare lo spreco e per aiutare, per l'aiuto sociale. Ci chiamano quando ci sono gli eventi, noi recuperiamo attraverso il programma City Cibo, che è proprio destinato specificamente al recupero delle eccedenze dalla ristorazione organizzata. Quindi c'era questa storia già, questa diciamo collaborazione storica. L'estate proprio del 2017 Paolo Borgio, e io voglio ringraziarlo tantissimo e pubblicamente perché è il responsabile degli eventi, della gestione degli eventi in Fiera Milano, sapendo di questa collaborazione, incuriosito, lo invito al banco, viene a Muggio. Viene al nostro banco, si appassiona e con la sua solita, solito perché lo conosco da tempo, quindi con intelligenza, no? Dice, ma va bene, noi vi diamo le eccedenze, muovete tutte questa quantità, non dico infinita, ma insomma rilevante di prodotti, ma come fate a sostenervi? E io dico sì, in effetti il problema della sostenibilità dei costi è un problema vivo, no? Importante per noi. Bene, ma dice, ma facciamo nascere un'iniziativa con Fiera Milano, a noi piace poi fare rete con le altre realtà, facciamo un'iniziativa insieme e di sostegno. E qui nasce la sua idea, dice facciamo il panino del banco. Per cui da settembre 2017 fino a maggio 2018, cioè la stagione fieristica, quindi subito dopo quel famoso giorno di luglio in cui ci siamo incontrati, nasce questa iniziativa per cui viene dedicato al Banco Alimentare della Lombardia il panino al salame, e qui Simona Cappettino è stata molto brava, responsabile di ristorazione, a scegliere questo panino perché ha avuto una fortuna incredibile. Dice bene, ogni volta che questo panino nei nostri punti ristoro, nel periodo che ho detto prima delle manifestazioni fieristiche, viene acquistato,
noi, come Fiera Milano, doniamo un euro al Banco Alimentare della Lombardia per donare, distribuire pasti a minori nella città di Milano, perché era rimasto molto colpito Paolo, anche lui è un papà, tra l'altro, di due ragazzini, per cui colpito da questo dato, dice: vorrei declinare l'iniziativa ai bambini, ai minori nella città di Milano. Successone. Successone, per cui dico solo due numeri, ma in quei mesi vengono venduti più di 31.000 panini, quindi a un euro per panino, quindi oltre 31.000 euro. Per l'effetto moltiplicatore, che fa parte del metodo del sistema Banco Alimentare, per cui con un euro donato possiamo distribuire, o meglio, coprire i costi logistici di distribuzione di 23 pasti equivalenti a 500 grammi di alimenti ciascuno. Wow. Potete immaginare che grazie a questa iniziativa, e grazie a Fiera Milano e grazie a Paolo Borgio, devo dire che è stato comunque l'anima di questa iniziativa, abbiamo potuto distribuire più di 730.000 pasti ai bambini, ai minori di Milano. Forti di questo successo, ecco che arrivo alla stazione Milano Centrale. Beh, ma possiamo esportare l'iniziativa, proviamo in un altro punto importante di Milano, nevralgico, stazione Centrale, più di 400.000 visitatori al giorno, una grande realtà, grande passaggio, ci sono tutti i presupposti per riuscire a far bene anche lì. E allora devo dire, sempre con il nostro, per la nostra mission, noi abbiamo contatti ovviamente con, poi a noi piace fare rete, ripeto, con tante realtà, tanti, al di là di quello. Contatti li avete, quindi immagino. Sì. E quindi devo dire che Autogrill ha subito aderito, Chef Express Gruppo Cremonini subito anche lui, Maio, quindi la prima esperienza, la prima iniziativa, non più panino del banco ma panino buono, viene rinnovata tra il 15 ottobre del 2018 e il 31 gennaio del 2019. E devo dire che funziona, il meccanismo lo stesso, cioè ognuno di questi panel ha dedicato un panino alla nostra associazione, al nostro banco, ogni vendita nel loro punto di ristoro è stato devoluto un euro al Banco Alimentare della Lombardia. Declinazione, non più distribuzione di pasti a minori, in questo caso a persone, visti anche i numeri, queste 73.500 e oltre persone aiutate dal Banco Alimentare nella città di Milano, decidono di declinarlo alle persone e alle famiglie, quindi un po' più generale. Anche qui successone, perché considerando che è stata una prima edizione, quindi chiamiamolo una stazione centrale, un progetto pilota. Sono riusciti a vendere più di 11.000 panini, visto anche il periodo un pochino più ridotto dell'attività, e quindi sempre da leva 1 euro 23 pasti, insomma. Possiamo dire che grazie a questa prima iniziativa in stazione centrale di Milano, 260.000 pasti oltre sono stati coperti, i costi logistici di 260.000 pasti grazie a questi panini. Allora, quest'anno il bello è che sono stati gli stakeholder, cioè sono stati questi banner a chiedere di rilanciare. Adesso, farlo. Ma allora sto panino, sei pronta Anna? Allora facciamo questo panino. Quindi è bellissimo questo entusiasmo, questo voler continuare, questo crederci, perché poi dico sempre sono le persone, noi vediamo questi grandi nomi, questi grandi loghi, noi lavoriamo con tutte le realtà, felicemente devo dire, della filiera agroalimentare, poi dietro ci sono tutte queste persone, io le chiamo le anime, no? Che credono veramente nel far del bene, credono anche nella, ovviamente nel nostro lavoro, nella nostra opera, ma è importante soprattutto credere di voler fare qualcosa per gli altri, no? E quindi Autogrill, Chef Express e Maio mi chiamano, dicono: ma ripartiamo? E siamo ripartiti grazie a loro, ma con, come fosse qualcosa di un'iniziativa virale, ha coinvolto questo anche altri panel, loro si sono anche adoperati per coinvolgere, per cui si sono aggiunti quest'anno anche Mignon, eccellenze napoletane e anche Panino Giusto. Ah. E quindi siamo di più rispetto all'anno scorso, più pan. E io sono, l'ho chiamato Panino Buono Bis perché è la seconda iniziativa, e sono molto fiduciosa perché insomma l'anno scorso è andata bene, quest'anno secondo me andrà ancora meglio, e colgo l'occasione. Ancora,
all'interno di Stazione Centrale quest'anno? Sempre in Stazione Centrale di Milano, stesso discorso, abbiamo dei panini. Allora, se andate sul nostro sito... E se dovete andare al panino giusto, non andate al panino giusto dall'altra parte, non dico Stazione andate Centrale. Andate a Milano Centrale. A sto punto, tanto, scusa. No, anzi, vi invito ad andare, nel senso che sono panini gustosissimi, tra l'altro, quindi vi fate del bene facendo del bene, scusate questo breve slogan, spot, ma insomma, va detto. Se voi andate sul sito Banco Alimentare della Lombardia, perché ripeto siamo 21 organizzazioni territoriali, quindi andate sul nostro sito che è www.bancoalimentare.it e poi IT Lombardia, trovate la nostra iniziativa e quindi punti ristoro nella Stazione Centrale di Milano dove c'è l'attività, l'iniziativa è in corso e poi anche il tipo di panino. Però io vorrei anche lanciare, fare una sorta di call to action, perché i milanesi sono generosi, l'abbiamo visto anche con la colletta. Quindi. Allora, innanzitutto voglio ringraziare te e voi okay, di questa opportunità e Laura e Susanna di Fondazione Banco Alimentare che hanno favorito questo contatto con voi. Grazie. Ma mi piacerebbe tantissimo che, considerando i 400.000 visitatori di Milano Centrale ogni giorno, di chi sono, che categorie sono questi visitatori? Ci sono i lavoratori, no? I pendolari che vengono a Milano tutti i giorni e quindi passano, transitano da Milano Centrale. Milano e Roma sono sempre pieni, quindi. Quindi una volta se ognuno di questi si fermasse a mangiare un panino del banco ci aiuterebbe, farebbe un gesto sociale pur secondo me gustando anche un panino buono. Poi ci sono anche le trasferte, pensiamo adesso ad esempio a Natale, perché è ancora in corso a Natale questa iniziativa. Quindi pensiamo, uno fa un viaggio di vacanza a Natale, pensiamo anche agli ultimi. Fermiamoci un momento a pensare. Per il ponte di Sant'Ambrogio, fa un po', c'è il ponte di Sant'Ambrogio. Anche quello, è che lì il ponte non c'è, è un po' più faticoso. Il milanese trova subito il modo di fare il ponte, anche trova se lunedì. Non c'è. Sì, infatti. Comunque, passa e fermiamoci un momento, dico un momento. Prendiamoci un panino che è un panino giusto, nel senso in questo caso un panino buono. E poi mi spingo oltre, le aziende. Ci sono le aziende vicine alla Stazione Centrale, ma oggi con la metropolitana, voglio dire, è raggiungibile un po' da qualsiasi punto di Milano. Anche qua che siamo a San Siro, che sembra sempre lontano, in realtà ci si mette poco. Diciamo, sì, magari è un po' più complicato. Però la metro si arriva. Prima di Natale, coi colleghi, invece di andare al bar sotto, che è più comodo, dove ci sarà il piatto, dove siamo già abituati, che mi va bene qua. Ci andate. Ma insomma, una volta. Giusto. Ci facciamo un pranzetto natalizio solidale e andiamo insieme, organizziamo, andiamo a Milano Centrale, ci guardiamo sul sito del Banco Alimentare della Lombardia il panino del banco e ci facciamo un pranzetto diverso perché ha un sapore diverso, perché vuol dire che io sto dedicando qualcosa anche del mio tempo, perché questo è importante anche per noi, cioè metterci le mani nelle cose, metterci il proprio tempo, il coinvolgersi, non semplicemente fare la donazione, che è importante, ma a noi piace il progetto insieme, facciamo qualcosa insieme. Allora, trovate tutte le indicazioni, diciamo, sul sito internet, comunque. Sì, www.bancoalimentare.it, Lombardia. Andate in Stazione Centrale, praticamente ogni posto che c'è da mangiare, praticamente quasi, ormai è stato contaminato dal virus, esatto. Dall'ottimo, buon virus del panino buono, quindi poi immagino che poi ci sarà scritto, ci sarà segnato. Quindi... Sì, però è importante secondo me documentarsi prima. Infatti, perché poi a volte uno arriva e non trova, è grande la stazione. Sul sito del Banco Alimentare della Lombardia trovate l'iniziativa, i punti vendita dei panini, vi organizzate in ufficio, fate un gesto di Natale che è importante, pensate che con un euro voi aiutate a distribuire. Prendete lo stagista, lo mandate a prendere i panini, ve li può portare anche in ufficio, ma che va, anche, nel senso vero, buonissimo. Ce l'avete lo stagista, tanto dai. Questo pensate è un messaggio per pasti. La mia regia, che adesso poi vanno fuori, no scherzi. No, infatti è molto molto importante, bisogna davvero supportare il Banco Alimentare. Siamo in chiusura, però ultima cosa, dicevamo, tantissimi volontari, ma se volessi fare volontario come funziona? Cosa devo saper fare? Allora, il volontario, la nostra famiglia è numerosissima e a seconda un po' di quello che uno desidera fare e anche le competenze, perché ognuno mette a frutto di solito quello che sa fare, che ha imparato a fare, o a volte ci sono anche dei casi in cui ci sono volontari che si spingono anche in iniziative, in attività comunque vicine a quello che facevano prima, ma comunque magari nuove.
Ma il nostro, sul nostro sito basta appunto cercare sul nostro sito il riferimento di Gianfranco Cantoni, che è il nostro coordinatore. Comunque anch'io sono disponibile assolutamente. Anzi, se poi vuoi lasciare i riferimenti, potete scrivere a noi, poi noi vi diamo i riferimenti nel assolutamente. Caso. Assolutamente. Viene fatto un colloquio iniziale, cioè più che un colloquio, un incontro, in cui vediamo un po' i tempi che uno vuole dedicare al banco e un po' la sua storia e che cosa vuole fare, che cosa desidera fare, perché è importante anche che uno si esprima per il nostro banco per come meglio si sente. Poi viene appunto, non c'è nessuna, ad esempio per i lavori di magazzino, sì. Noi abbiamo, non c'è bisogno di avere una preparazione particolare, perché a parte che il training viene fatto un po' col coordinamento dei nostri volontari al momento, ma anche quando facciamo le giornate di volontariato con le aziende, che anche questa è un'iniziativa bellissima, per cui le aziende spesso lanciano all'interno dell'azienda l'iniziativa di volontariato presso il banco e aderiscono sempre numerosi e ritornano. Ecco, anche questi sono magari o dei manager, per dire, sono persone invece a volte che fanno attività sempre importanti ma più operative all'interno della loro realtà, e vengono e tutti insieme, tutti uguali, perché spinti dalla stessa mission, dallo stesso motivo, al momento imparano quelle che sono le attività dell'ogni giorno del Banco Alimentare, cioè dal controllo, io dico controllo qualità per sì. dire controllo commestibilità dei prodotti, alla picking, quindi alla preparazione dei bancali, all'accoglienza, che è un momento bellissimo, ad esempio delle strutture caritative, da noi arrivano 55 strutture al giorno, wow. Quindi c'è un'organizzazione anche logistica, anche se il nostro banco non è solo, e viene visto spesso come una piattaforma logistica tout court. Cioè, io ho visto piattaforme logistiche messe molto peggio del vostro banco. Quindi, no, ma lo dico perché i processi per sono... Forse è così sono, bello che rimane sì, lì a bocca aperta. È chiaro che il processo logistico è alla base, perché noi recuperiamo sì, gli stipendi. Però quello che volevo dire è che il nostro banco va un po' al di là, cioè guarda la persona, non è che si limita solo a dire recupero e distribuisco. Un distributore, appunto. Noi vogliamo e stiamo guardando alla persona, sempre con al fianco le strutture caritative, chiaramente stiamo lavorando insieme, perché noi non andiamo direttamente sul povero, abbiamo sempre a fianco la struttura caritativa, però stiamo guardando la persona, quindi anche come farlo stare meglio, come nutrirlo meglio. Va bene dargli da mangiare, ma dargli da mangiare bene. Per cui stiamo cercando di affinare anche con un atteggiamento proattivo nei confronti delle aziende della filiera agroalimentare, stiamo cercando di destinare pasti, cioè prodotti equivalenti a pasti equilibrati, secondo quella che è la piramide alimentare, per farli stare bene. Quindi importante il fatto che la persona è al centro e quindi dobbiamo farli stare bene e aiutarli. Come dicevo, appunto, tutte le indicazioni le trovate sul sito internet del Banco Alimentare, cercate Banco Alimentare Lombardia per trovare ancora maggiori dettagli sul panino buono. Anna, io ti ringrazio tantissimo davvero per essere qui con noi oggi. Voi. Tienici aggiornata di tutto l'evolversi della situazione. Ricordiamo poi, appunto, il panino buono va avanti fino a fine anno, giusto? Fino a fine gennaio, quindi avete tanto tempo, c'è tutto il periodo natalizio, delle feste, non sapete cosa fare. Un giorno passate durante le feste in Milano Centrale. Dopo che avete cucinato tanto, non avete voglia di cucinare, passate in Milano Centrale e prendete un panino. Che va benissimo, anche perché non è che dovete per forza mangiarne tanti, basta uno, poi tornate, così almeno fate il vostro, fate il bene del Banco Alimentare, non solo. Poi ricordiamo il 30 invece di novembre la colletta. La colletta, mi raccomando, attivi, generosi come sempre sanno fare i milanesi, e non solo i milanesi, ma i milanesi hanno un cuore grande. E più in generale, appunto, sul sito internet tutte le varie iniziative, tutte le indicazioni, sì. Anche poi magari se avete un po' di tempo e volete impegnarvi più profondamente in questa missione molto importante del Banco Alimentare, potete contattarci, vi diamo i contatti appunto per andare a nutrire ancora di più il numero di volontari del Banco Alimentare. Sì. Davvero, grazie mille ad Anna Clerici, grazie, responsabile comunicazione e fundraising del Banco Alimentare della Lombardia, grazie mille. Grazie ancora a te, grazie a tutti che ci hanno ascoltato. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui su Milano All News. Ricordate di andare a vedere anche il nostro sito internet, perché domenica c'è la finale dei Milano Storytelling Awards e quindi potete venire al Teatro Guanella a gustarvi la finale, l'ingresso è gratuito e dopo ci sarà anche un bellissimo e buonissimo aperitivo proprio per ringraziare i volontari del Teatro Guanella. Io vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento a domani. Grazie mille, arrivederci, a presto.